Buongiorno a tutti, eccoci qui, bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12:29 in questo istante, siamo qui in diretta su Milano News. Oggi è mercoledì, ho perso mai il conto della settimana, credo sia mercoledì 13, giovedì 13. 13 dicembre, ormai abbiamo perso i conti, ma insomma dobbiamo darvi giustamente le notizie di giorno in giorno. Benvenuti a tutti, oggi l'ho detto nell'anteprima di poco fa su Instagram, anzi vi invito ad andare a mettere un follow, a seguire il nostro profilo Instagram, perché potete vedere sempre il backstage, tante novità e sapere in anteprima di cosa si parlerà nelle varie puntate di Good Morning Milano. Oggi parliamo milanese, oggi parliamo di Milano, oggi parliamo insieme al nostro ospite Ivo Borgonovo. Buongiorno Ivo, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci sta seguendo. Presidente dell'associazione El Group. Il gruppo, sì. Che insomma, detto così, uno pensa a un'associazione magari franco-tedesca, il gruppo, no? Invece no, è il No, gruppo, vuol dire perché è il nodo, il nodo no? milanese, il Il nodo gruppo, milanese, sì. quando c'è anche il gruppo in gola, il gruppo No, in gola, se dice, il gruppo in gola. Invece no, non è quello, è un gruppo, un nodo, perché perché unisce e fa unisce anche gruppo e però. fa anche gruppo perché c'è un'assonanza anche con il gruppo. Raccontaci allora un po', Ivo, che cos'è l'associazione Il Group? Beh, l'associazione, il gruppo è nata e si è costituita a luglio di quest'anno perché, come posso dire, 4 anni fa è morto mio padre e io sono il figlio di Elio Borgonovo, il pittore della Veggia Milan, un pittore che ha sempre dipinto la Milano vecchia, le case di ringhiera e così. E io ho cercato di mantenere vivo il suo ricordo in questo periodo, e organizzando prima una retrospettiva, poi una collettiva che si chiamava Sei di Milano, con sei pittori Ok. milanesi. Organizzata ad arte passante, e poi ancora i Mai Vist di Elio Borgonovo, quadri inediti di Elio Borgonovo. Dopo Insomma, Elio aver. Borgonovo ha una carriera veramente decennale, secolare, avrebbe quasi da dire, Sì, perché è di vecchio, avevo produzione. 80 e passa anni, quindi Insomma, sì. passati quasi tutti a A dipingere dipingere la vecchia solo la vecchia Milano, no? Milano. Infatti è ricordato come il pittore della Quindi, insomma, Veggia ti ha lasciato Milano. davvero un numero pazzesco di opere, Sì, molte tra cui opere. appunto alcune mi dicevi anche mai viste, su cui quindi le hai portate lo Esatto, scorso l'ultima mostra è anno. stata solo dei Mai Visti di Elio Borgonovo. Cosa succede? Che proprio nel riporre alcuni di questi quadri mi è capitato un quadro dove c'era dipinto, dove c'è dipinto un Biscione Visconteo. Pensando, mi è venuto in mente che avrebbe potuto essere, siccome è rotondo il quadro, un premio, per così dire, all'espressione artistica meneghina, no? E quindi ho pensato a Lambrusin de Leni. Sono andato dagli amici che ho conosciuto nell'arco di questi anni, tutti milanesi, tutta gente, milanesi doc, preparati, pittori, poeti, scrittori, musicisti e così. Ho sottoposto la mia idea e mi hanno detto: ma forse è meglio costituire un'associazione, perché. E così avete Ed è fatto, no? nato A il luglio mi gruppo. dicevi, giusto? Sì, a A luglio luglio, sì. avete fondato questa associazione e da subito avete. Insomma, l'obiettivo era creare questa grande Esatto. festa, diciamo, per i milanesi doc, che è il Lambrusin Lambrusin de de Leni. E quindi abbiamo organizzato Lambrusin de Leni facendo un. E pensato che quest'anno avremmo potuto presentare come espressione artistica la pittura, la poesia e la musica. Allora, diamo subito le coordinate per seguire Lambrusin de Leni. Arianna c'è anche in regia, so che ha delle immagini, anzi, tra parentesi possiamo vedere che bello che è appunto Lambrusin de Leni, un disco di legno Di di 26 26 centimetri centimetri. intagliato con questo bellissimo simbolo degli Sforza fatto Biscione da Biscione Visconteo. Visconteo, scusa, fatto da In Elio. verità è un'interpretazione Sì. del quadro di papà fatto da un artigiano intagliatore di Verona. Di Verona, però perché pensate che non sono riuscito a trovare Non un so, non intagliatore siamo. a Milano. Non siamo stati capaci di trovare un Facciamo intagliatore. anche un appello, quindi sarà che per il prossimo anno troviamo Certo. un intagliatore milanese, allora a quel punto proprio si chiude, a chilometro zero lo Guarda, facciamo. ti dico, il prossimo anno potrebbe essere un Lambrusin de Leni pittura,
oppure un Ambrosini de Lain smaltato. Infatti, e diamo insomma, tutte le varianti, abbiamo le varie Ambrosini. Ecco, appunto, ecco, l'abbiamo visto, l'Ambrosini de Lain. Quando ci sarà questa grande serata e dove? Dunque, dacci le coordinate. La serata intanto è un pomeriggio, perché noi ci rivolgiamo a un pubblico prevalentemente, diciamo, anziano, maturo. In realtà sono ben accetti. Lo dice lui, e poi adesso le proteste delle signore che scriveranno le prendi tu, eh? È vero. Però siamo apertissimi ai giovani, anzi ci rivolgiamo ai giovani proprio perché vorremmo trasmettere la nostra la cultura milanese, il dialetto milanese, e questo. Ma infatti, perché insomma è importante. Però dire, una cultura e un dialetto che in altre città i giovani prendono tranquillamente. Assolutamente, ma solo qualsiasi... se ti sposti 50 km infatti, da Milano. Andare, Bergamo, Brescia sono le prime esempi. Parla tranquillamente senza campanilismi, senza discorsi di indipendentisti o cose, semplicemente proprio di voglia di essere parte del proprio territorio. È casa tua. Infatti. È casa tua. Noi a Milano, insomma, l'abbiamo un po' persa questa cosa. Milanese. La mia fascia. Mi sono dovuto imparare a parlare milanese a 62 anni. Ah, la grande scuola. La grande scuola del milanese. No, ci sono varie scuole. Bisogna fare, allora, bisogna ci sono varie scuole. Poi so che io, ad esempio, ho un progetto in mente di piacere fare la scuola di computer milanese. Sì, perché le persone che non mature, chiamiamole, hanno molto tempo, si dedicano molto, sono molto curiose, però hanno un po' paura di questa nuova tecnologia. Io ho pensato che se Miguel parli in milanese, cerchi di smorzare un cicinin la storia, loro poden imparare, e anche a me andrei a imparare, e loro potrebbero insegnarmi e smorzare un attimino questa cosa e appassionarsi al computer, che è la rivoluzione del secolo, perché è come la scrittura, sì, insomma, sì, cioè sì, non si può escludere. Ma torniamo allora ai nostri Ambrosini de Lain. Dunque, sabato. Allora, sabato 16 di dicembre. Dicembre. 16 dicembre in via Boeria numero 7 alla scuola del corpo della polizia locale di Milano, i Ghisa, o meglio i Surveillant, per dirlo Surveillant in milanese, è proprio in milanese come una volta, perché papà è stato un vigile anche. Ah, Leon Ghisa. E quindi sì, Leon Ghisa. E quindi è stato proprio una scelta azzeccata, secondo me, no? A che ora dicevivo? Alle 15 del pomeriggio, fino a 2 ore e mezza dopo, perché nella... Però non ci si annoia, non sono 2 ore e mezza, anzi vedrete, non secondo dovrebbe, me che alla non... fine direte, ma come, l'hai già finito? Non dovrebbe, perché nell'ambito di questo evento ci sarà, vabbè, le solite cose, il ringraziamento alle autorità, perché siamo al municipio 5 e ci sarà il presidente, piglio nota perché se non sbaglio, il presidente Alessandro Bramati del municipio 5 e l'assessore alla cultura Rosa Di Vaia che presenzieranno la cosa. Ci hanno aiutato molto il municipio. Bene, sono contenti quando i municipi si adoperano per aiutare queste realtà, è sempre veramente è bene dirlo, ricordarlo. E è bene dire che devono davvero avere il nostro applauso tutti i vari municipi di Milano, che devono fare e fanno molto bene, bravi. Lo spettacolo si svolgerà più o meno così: ci saranno la lettura delle poesie che sono state selezionate da un concorso che abbiamo preparato prima. Ok. All'incirca 28 poeti hanno partecipato, tutti in milanese, tutti cioè che hanno scritto poesie originali fatte per l'occasione. E una giuria, e quanti ne avete scelti? Una giuria tecnica ne ha scelte 12. Ok. Poi un concorso di pittura al quale hanno partecipato 17 pittori, una giuria tecnica ha scelto 12 anche pittori. Lì. I 12 pittori e i 12 poeti formano il materiale per un calendario che si chiama Poesia e pittura de Milan in del lunari 2000 de slot, che non è facile dire tutto quanto di fila, che è la seconda edizione di questo calendario nostro meneghino. La prima edizione era solo di quadri di papà, la seconda, dato che è nata l'associazione e non è solo rivolta a papà, anche se per mantenere vivo il suo ricordo, ci sono 12 pittori differenti. Ottimo. Con 12 poesie, poesie differenti. Beh, ci saranno 6 di questi 12 poeti che declameranno le loro poesie, 12 poeti che mostreranno le loro opere, e 12 pittori mostreranno le loro opere, ok.
e quattro musicisti, due gruppi e due musicisti cantautori. Cantautori milanesi. Tutti cantautori, tutti che cantano in milanese, che canteranno. Si esibiranno. Si esibiranno. Ma perché c'è tutta questa esibizione? Perché poi il pubblico viene chiamato in causa, giusto? Il pubblico è parte attiva in questo Ambrosin Delenco. Cioè, qui non è niente deciso ancora. Non viene deciso. Si può fare tutto. Assolutamente no, è tutto aperto. E verranno distribuite tre schede, okay, per ogni, chiamiamolo, esibizione, espressione artistica, ed il pubblico voterà. Esprimerà la sua come si dice? Voto. Il suo voto, sua preferenza. La sua preferenza. E poi chi raccoglie maggior numero di preferenze prende. Quindi, pittura, poesia, musica. Sarà il pubblico, appunto, con scriverà proprio la propria preferenza e dirà. Abbiamo preparato delle schede, non visto. Le ho portate. No, beh, credo che stiamo vedendo appunto le slide. Stiamo vedendo le slide, appunto, che ci stanno spiegando come funzionerà. Quindi, appunto, dicevo, non ci si annoia, si vede un bello spettacolo. Sì. E poi ci si può anche, insomma, essere ago della bilancia. Potete decidere veramente chi si porta a casa la Lamborghini Delenco 2017. Assolutamente sì. È il pubblico che decide se Tizio. Cioè, meglio di X Factor. Sì, se Giovanni Ciappa ha 22 voti, ragazzi, Vuti? Io sto imparando. Sto imparando, no? No, non è voti. Preference. Perché vedi che è difficile. Se sì, non lo pratichiamo, lo perdiamo. Io sono milanese, nato. Che poi affermarsi un attimo, viene da dire. Affermarsi un attimo, poi ti viene in mente, come si dice. Dopo, sì. Ma mentre parli, effettivamente ti fa fatica. Scusami, ma se andiamo a scuola d'inglese, quando impariamo inglese sbagliamo. È vero. E quindi il milanese, come il napoletan, come il bergamasco, è una lingua. Perché hai bisogno della scuola. Perché bisogna parlare. E se noi giovani, tra virgolette, dovessimo, diciamo che i signori di prima protesteranno ancora adesso, dovessimo cominciare a parlare un pochino in milanese, secondo me riprendiamo. Sì. Mette qua come un mat, te sei mat. poi diventerebbe anche il nostro milanese. Beh, perché sì, noi aggiungeremmo anche delle nostre espressioni. Tipo l'iPhone, come si dice in milanese l'iPhone? Gaminga. L'iPhone. Scusa. Cioè, bisogna cambiare. No. Già computer non è gaming in milanese. No, infatti, no? Invece che i francesi lo chiamano il calcolatore, no? Hanno già l'ordinatore, anche in Spagna viene chiamato. Invece il milanese chissà come avrebbe chiamato il computer. Boh. Senti, vorrei dire solo una cosa. Andiamo avanti. Vorrei dire bene, solo una cosa: che l'associazione è stata fondata da 5 sì? Persone, perché è il minimo. Dunque, Alberico Contursi, che è un poeta, poi c'è Maria, lo leggo perché sono emozionato, scusate, ma sono amici. È il gruppo. Sì. La Milano ligata all'arte Meneghina. All'arte Meneghina, per non dimenticare Lio Borgonovo. Benissimo. È stata fondata da 5 personaggi che sono dei personaggi di rilievo, perché sono Alberico Contursi, che è un poeta, Maria Rosa Cadelli, che in arte è la Giuditta ed è una lettrice di Spilett. Spilett sono quelle barzellette pizzicanti milanesi un po' con doppi sensi, con molto carine, molto divertenti. Un po' come le freddure. Una risposta milanese alle freddure anglosassone. Esatto. Diciamo. Paola Cavanna, che è una poetessa, scrittrice, insegnante di milanese al Filologico, al Puntesel, quindi... E Gianfranco Gandini, che è il presidente dell'Accademia del Dialetto Milanese. Insomma, cioè, e poi io, vabbè, però io la sema sta, no? Che il presidente? Con la milanesità. Milanesità. Il presidente, presidente. Ciumbia. Ricordiamo bene allora, sì. Il 16 dicembre alle ore 15. Alle ore 15 presso la scuola del Corpo dei Vigili Urbani. Quindi, anzi, in via Boeri. È interessante anche per scoprire un luogo che secondo me ben pochi conoscono a Milano. Sì. Beh, la scuola del Corpo dei Vigili Urbani, tra l'altro, vabbè, dietro c'è un percorso che insegna ai bambini come ci si comporta nel traffico e così fanno diverse attività interessanti per la cittadinanza. La famosa educazione civica che si faceva. Civica e stradale. Loro fanno educazione stradale. No, e quindi scoprire anche un luogo che magari appunto molti di voi non conoscono, e conoscerlo con un'iniziativa, abbiamo detto, 12
pittori. 12 pittori espongono sei, i quadri. Sei poeti che decanteranno le proprie poesie. Le loro poesie. Quattro cantautori. Adesso non ti chiedo i nomi perché sennò poi mi manda quel paese. Tutti e 20 non se li hai preparati. Quindi, però nei commenti di questa diretta, già lo vedete, c'è il link alla pagina Facebook del gruppo e quindi potete trovare su lì tutto quello che ha a che fare con la giornata del Fabio, 16 posso, di Mivo. Lo vorrei dire sul sito www.elioborgonovo.it c'è un po' tutta la storia, a partire dai concorsi, i bandi dei concorsi, e come è stato fatto l'Ambrosin de Legne, il programma, la locandina, cioè c'è un po' tutto. Adesso ti faccio una domanda difficile, allora Ivo. Dal 17 dicembre poi cosa fa allora il gruppo? Cosa sarà il prossimo futuro? Tu hai fatto bene a farmi questa domanda difficile, perché il gruppo ha pensato di organizzare una mostra collettiva dei quadri che saranno esposti il giorno 16 in un altro municipio, al municipio 6, alla galleria 6 Centro, bellissima galleria, molto bella. E il municipio 6 cura anche lui molto la cultura. Salutiamo l'assessore Meazzi, che è sempre nei nostri cuori. Bravo l'assessore Meazzi. Saremo lì con una collettiva organizzata sempre dal GRUP come associazione, ma sempre dei pittori che hanno partecipato all'Ambrosin de Legne, dunque dal 27 di gennaio al 7 di febbraio. Quindi sono una decina di giorni e potrete vedere lì non solo un'opera che è l'opera che è stata esposta per l'Ambrosin de Legne, ma alcune opere dipendendo dallo spazio che ognuno ha. E quindi Municipio 6 sono molto bravi anche lì, naturalmente tutti gli altri municipi. Ma infatti io sono ben contento di vedere come, mi viene da dire, ogni tanto se andiamo su un comune, chiediamo al comune, ci sono i municipi. Sono lì apposta, veramente. Io ho parlato con il presidente del municipio 6, Santo Minniti. Lui dice sempre: venite, chiedeteci, facciamo insieme, che noi abbiamo voglia di fare. Anche il municipio 5, il municipio 9, col presidente Lardieri. Lardieri che fa veramente tantissime cose. E la cosa più bella da vedere è che io vi sto parlando di municipi con colori politici completamente diversi tra di loro. Assolutamente. Molti in contrapposizione anche con la politica centrale del sindaco Sala. Ma che per il territorio davvero si danno anima e corpo e fanno tanto. E quindi importante d'altronde, ringraziarli e ricordarli. Assolutamente. D'altronde, Fabio, noi cittadini di un municipio, perché non rivolgerti al tuo municipio, anche se effettivamente l'assessore è di un'altra tendenza politica? Infatti, non vedo per quale perché, motivo. Infatti, lì diciamo che non vince, appunto, non è la politica che vince lì, ma è la territorialità, è il fatto di amministrare bene un territorio. Esatto. E i municipi, con tutti i problemi che hanno, e lo sappiamo, e siamo sempre a fianco ai presidenti in questa lotta, stanno cercando veramente di fare dei miracoli. Con il poco che hanno fanno davvero dei grandi miracoli. Guarda, ti voglio dire una cosa, il municipio 5, noi avevamo organizzato tutto l'evento nel loro municipio, ma siccome la cosa cominciava a prendere una dimensione, ci siamo interessati, ci siamo dati da fare per poter andare dai vigili urbani dove lo spazio è maggiore, e il municipio 5 ha detto sì ok, va benissimo. Non c'è stato assolutamente nessuna accaparramento, nessuna, ha detto verremo anche al municipio 5 dai vigili. Benissimo. Insomma, questo fa capire davvero che forse la voglia di fare Milano è tanta. Certo. È tanta grazie alle persone come Ivo che portano avanti la propria voglia di rendere Milano sempre più Milano, viene da dire. Cioè, che nella sua evoluzione. Sì. Nella sua evoluzione Milano è sempre più Milano, però, certo. Grande Milano. L'associazione e il gruppo che fa un grande lavoro, poi insomma, come non dimenticare il grande lavoro che ha fatto tuo padre con tutte le sue grandi opere. È passato. Quindi davvero è veramente bello vedere come ogni giorno a Milano si può raccontare di qualcosa di nuovo e qualcosa di bello che va a far conoscere sempre più la nostra città. Noi speriamo che le persone ci piglino in simpatia, ci seguano, si associno e portino nuove idee da realizzare. Questo è la speranza nostra, perché quante più persone siamo meglio è, e più idee avremo da realizzare, progetti.
Perfetto, Ivo, allora io ti ringrazio tantissimo. Siamo arrivati alla fine, ricordiamo, insomma siamo qui per quello, il 16 dicembre, sabato, ore 15, alla scuola del Corpo dei Vigili Urbani di Via Boeri 7, la, si direbbe serata finale, in questo caso è il pomeriggio finale, pomeriggio finale dell'Ambrosin de Legne. Tanti artisti vedrete, conoscerete, ascolterete, insomma, musica, poesia e pittura, per poi decidere voi chi saranno i tre vincitori. Vi è richiesta la prenotazione non perché sia una cosa altezzosa, ma semplicemente perché possiamo stampare un numero di schede idoneo per i partecipanti. Sarebbe brutto avere 50 partecipanti e 20 schede. È meglio che abbiamo 70 schede e 50 partecipanti. Fate sapere in quanti date, così almeno si preparano, esatto, e vi fanno trovare la sedia e la scheda per votare. Ivo, grazie davvero tanto. Grazie a voi tutti. E ci vediamo allora il 16 e in bocca al lupo per tutte le varie iniziative che poi farete a seguire. Insomma, da quanto ho capito il 16 è la partenza. La partenza. È il colpo dello starter. Speriamo. Va bene, grazie mille, Ivo, davvero. Grazie a tutti voi. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito da casa. L'appuntamento come sempre questo pomeriggio, ore 18, con l'informazione di Milano All News, e poi domani mattina sempre qui ore 12.30 con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.